Ciao Scorpione, benvenuti alla vostra lettura di tarocchi bonus mensile speciale estate, speciale amore. Ciao Scorpione, qui con Mandala Tarot la stella, come è iniziata la vostra estate e come procede? Spero che alla grande. Vedremo i vostri archetipi divino femminile, divino maschile, oracoli. E vi ricordo che sono letture generali, non personalizzate, prendete solo i messaggi con cui risuonate. Scorpione, divino maschile. Eccoci qui. Scorpione, chi è il tuo divino femminile? Minerva, la saggezza. Potente divino maschile Saturno, la limitazione. Vediamo poi al dettaglio di cosa ci parlano queste energie e dei cuori per il divino femminile, divino maschile e per entrambe. Ecco qua. Per Minerva, ma che bel giovine, che bel fanciullo, ti dice: guarda dentro al tuo cuore e sentirai il mio amore per te è profondo come l'oceano. Sentite, questo è uno scorpione, wow, attenzione, attenzione. E Saturno, una bella lei con le farfalle, il simbolo della trasformazione, dice: nel profondo del tuo cuore conosci già la risposta. Fai ciò che senti giusto. Chakra del terzo occhio. E per entrambe, power. Wow, questa carta mi sembra che sia già uscita. Mi sa anche per un altro segno d'acqua, per Cancro o per Bilancia. Non sono sicura. Power, giochi di potere, forza, dominio, ti dice istintivamente già sai, ve lo ribadisce, cosa è giusto per te e hai tutta la forza di dire no o di andare via in qualsiasi momento, di prendersi il potere personale, Scorpione. E c'è un serpente, vediamo poi al dettaglio di cosa ci parla, ma chi è Minerva, questo bellissimo archetipo? Femminile, Atena, la dea della saggezza, la dea della luna. Scorpione, il tuo alleato per quest'estate parla di buon senso, di essere avveduti, di equilibrio e di prudenza. Le azioni vanno condotte in modo saggio, o magari sarete anche potete beneficiarvi di consigli di persone di comprovato spessore, Avrete la capacità di superare i vostri limiti. Minerva era anche una divinità combattiva, quindi dovrete impegnarvi per ritrovare la forza di volontà, la vostra sicurezza. Al negativo invece l'ombra è il contrario, vuol dire che non siete abbastanza saggi in questo momento per raggiungere le mete che vi interessano, quindi ricercate questa chiarezza mentale, questa saggezza. Attenzione agli errori di giudizio, perché se c'è scarsa conoscenza di certe questioni, se ci si muove con superficialità, con leggerezza, con assenza di lungimiranza, non si arriverà dove si vuole arrivare, Scorpione, anche in amore. Quindi vi dice di agire con saggezza, di attingere alle vostre doti creative e di aprirvi alla conoscenza. È di buon auspicio per chi cerca consigli o desidera affermarsi in qualcosa, rimanendo comunque nell'ambito della tradizione, legalità. Vi sentirete comunque più forti in quest'estate, Scorpione. Questo è il vostro archetipo divino femminile. E vediamo il messaggio di Saturno, il divino maschile. E anche Saturno è abbastanza serioso, che dire, parla di razionalità, di rigore. Simboleggia la percezione del tempo e quindi dobbiamo essere molto consapevoli di ciò che ci circonda e avere una visione giusta, corretta delle situazioni per tagliare ciò che non serve, Proprio come Minerva, sono abbastanza in sintonia questi archetipi.
Parla di moderazione, di impegno che riusciremo a raggiungere traguardi importanti, però guardate questa tartarugona, parla un po' di lentezza, perché prima bisogna essere proprio raggiungere questa consapevolezza chiara, chiarissima. Sì, bisogna fare i conti con la realtà, Scorpione, bisogna abbandonare sogni, illusioni e chimere. Magari anche in senso buono bisogna abbandonare solitudine, sconforto, un sentimento di privazione, di chi impone limiti ai vostri desideri, insomma, rinunciate a tutto ciò che non è consono alla vostra natura, eh? Con disciplina, con senso di responsabilità saprete affrontare le sfide, risolvere i problemi. Però appunto è un momento che richiede lentezza, ma saprete superare tutti gli ostacoli e le limitazioni. Bello, avete proprio un uomo per il divino femminile, una donna nel cuore per il divino maschile e la forza. E la ricerca anche di un equilibrio, lo sento, sì. Scorpione, vediamo quest'estate cosa ci dice il passato, presente e futuro, mediato per luglio e agosto. Oh, e abbiamo l'otto di coppe, l'angelo della temperanza, arcano maggiore e un fante di coppe. Vediamo dalla parte di Saturno, divino maschile, luglio e agosto, Scorpione. Lei, lui. Abbiamo il quattro di oro. Abbiamo un fante di oro, la stella. Sotto il mazzo per entrambe le energie abbiamo il 9 di bastoni. Scorpione, questo è il nostro guerriero ferito, un archetipo che si sta schermando. Forse questa energia di trasmutazione che è sempre presente anche col serpente, ma parla anche di sessualità, eh? E questo bisogno di chiarezza ha a che fare col guarire da ferite del passato, parlando di amore, di sentimenti, parlando di fiducia. Se sapremo guarire, guardate un po' cosa c'è qua dietro, il sole, e questo ciò che meritiamo. Questo deve essere la nostra estate, il nostro obiettivo, Scorpione. Guarire dalle ferite, concedersi un po' di riposo e poi armonia assoluta. Wow, allora. Scorpione, 8 di coppe, le coppe sono piene, ma alcuni di voi decidono di abbandonare una situazione, qualcuno, qualcosa per dirigersi verso lidi migliori. Forse non erano abbastanza, semplicemente è la carta del non è abbastanza. Tutte le coppe sono piene, però sono 8, non sono 10. È come se voi le percepite sempre come dei bicchieri mezzo vuoti, non mezzo pieni. La luna è mezza luna, mezzo sole, è come, vedete, c'è una mezza luna, ma è un po' triste. È come se sentite che non, per quanto impegno ci mettiate, queste coppe rimarranno sempre mezzo vuote, non si riempiranno mai del tutto, nonostante i sacrifici. Allora, con questo bel mantello rosso di passione, è come se alcuni di voi decidono di portare questa passione altrove, di dirigerla verso un'altra energia. Sì. Trovare un nuovo equilibrio, la temperanza, questo meraviglioso angelo che ci porta un equilibrio. Guardate, i piedi nell'acqua, ali rosse, passione e far fluire. È importantissimo in questo momento fluire con la vita, Scorpione. Sì, io penso che dovreste anche dedicarvi a godere un po' della vostra estate e cercare di capire come poter riempire, vedete, queste coppe. Chissà non aspettare che venga qualcun altro a riempirle, ma trovare il modo per cui le sentiate sempre piene, Scorpione. E poi arriva la leggerezza, questa offerta da questo fante di coppe, mi parla di un segno d'acqua, messaggi in arrivo, questo è il wishy washy, è flirt. L'energia, un'energia giovane, fresca e che ci farà ridere, sono Cancro, Pesci, Scorpione o ascendenti comunque in segni d'acqua. Parla di emozioni, sentimenti, guardate un invito per andare in spiaggia, al mare, al fiume, della montagna, insomma, parla
per uscire, per divertirsi, per trovare una leggerezza, può parlare anche di amicizie, certo, ma in ambito amoroso è un invito chiaro e tondo. Un invito che parla di flirt, esatto. E vediamo Saturno, anche Saturno riceve la sua offerta. Dal passato il nostro caro scorpione divino maschile era attaccato a questa città, attaccato a beni materiali, attaccato a persone, situazioni e non stava fluendo. Era proprio io. Non voleva assolutamente aprirsi a nuove possibilità. Il consiglio di questa carta invece apri le braccia. Fluisci con la vita, non preoccuparti. Il 4 non è un 10, se perdi perdi 4 monete, non 10, il 10 è ancora da raggiungere. E infatti arriva una proposta, questo fante di oro, toro, vergine, capricorno, energia di terra, energia materiale, che vi offre un'opportunità, lo stesso in ambito d'amore può essere sempre un invito. Ho un'opportunità, chissà, delle nuove amicizie, un nuovo ambiente, ma in generale è una persona ben radicata a terra, un'offerta passionale, di nuovo un fante, sono due fanti. Un'energia giovane che porta entusiasmo, forse per aiutarvi a uscire da questo impasse, da questo blocco, credo più mentale, però che ha a che fare anche col vostro benessere personale, sì. Ci vuole una nuova offerta e questa persona vuole vedervi splendere o vivete come una stella, una meravigliosa stella. Guardate, qua ci sono due brocche e anche la temperanza, l'angelo della temperanza, la risonanza di questi arcani maggiori, di entrambe le letture, entrambe le stese, parla di fluire con la vita, eh? L'angelo della temperanza è un 14, viene dopo il 13, l'arcano della morte, della trasformazione. Dopo che si è compiuta una trasformazione, arriva questo balsamo, un nuovo equilibrio. E la stella 17 arriva dopo la rottura della torre. Quindi, comunque parlano di un cambiamento, che avrete questa capacità di splendere, di fluire con la vita una volta che si è rotto qualcosa in voi. Suppongo, Scorpione esce sempre tra torre e trasformazioni, in qualche modo sono onnipresenti nelle nostre letture, quindi ormai io le prendo già come carte amiche, da Scorpione, ce le aspettiamo, anche se non escono, sono implicite. Quindi questa meravigliosa stella, questa leggerezza è sempre dopo qualcosa che viene spazzato via, che viene tolto. È come noi viviamo nel distruggere per ricostruire, distruggere per ricostruire, questo è il nostro fluire con la vita e lo odiamo sotto un certo punto di vista perché lo scorpione è un segno fisso, questa carta lo rappresenta bene, eh? Curioso, no? Siamo il segno della trasformazione e invece siamo, no, non voglio muovermi e la vita ce lo dà sempre, quindi dobbiamo imparare a fluire. Questo è il consiglio che ci danno le carte. Vediamo con l'altro mazzo di cosa ci parlano in concreto questo 8 di coppe per lo scorpione. Il mondo. Fine e nuovo inizio. Hai completato con successo un ciclo, scorpione. Io credo che qua sia proprio il ciclo di un karma. Bisogna passare al dharma, che è il karma buono, proprio saldato i debiti con il passato. Con tutto ciò che doveva proprio farci capire qualcosa per non ripeterlo più e andare avanti adesso. Si apre un nuovo ciclo. Perché è uscita la temperanza? Perché è uscita la temperanza per lo scorpione? La ruota, no, incredibile. Guardate poi anche la similitudine tra queste due carte. La ruota della fortuna, Scorpione, inizi un nuovo ciclo con il vento in poppa, sentendo che davvero questa ruota aveva bisogno di girare. È proprio chiarissimo. Chiudi e riapri. Via. Via con un nuovo vento, Scorpione, meraviglioso. Sì, finalmente la fortuna gira dalla vostra parte. E qua stiamo parlando di amore e sentimenti in concreto. Di chi ci parla questo fante di coppe per lo scorpione? Cosa succede luglio-agosto? Wow, che bella! Allora,
9 di oro, successo, realizzazione personale, sentirsi bene nella propria pelle, stelle e un re di spade. Questa offerta iniziale da questo fante di coppe potrebbe trasformarsi in qualcosa di bello. Guardate un po' poi, abbiamo lei alla civetta e lui ha una civetta, anche un corvo e un pipistrello. Il re di spade è un segno d'aria, è bilancia, gemelli, acquario o qualcuno che è l'ascendente in questo segno. Il 9 di oro invece lo scorpione deve radicarsi a terra con l'energia di toro, vergine, capricorno. Può parlarci di questi mix? Sì. È un'energia molto bella, vuol dire che sarà questa persona che ci vedrà benissimo, vedrà chiaramente come una persona stupenda, come una persona che ha un'intelligenza anche pratica, che non ha la testa per aria, ma è ben radicata a terra. È una persona che è disposta a raggiungere i propri sogni e il Re di Spade fa altrettanto. Sì, ma che bella questa energia. Scorpione, vediamo il divino maschile, di cosa ci parla questo 4 di oro, il nostro avaro. No, incredibile. Regina di spade. Ma questi sono l'anima gemella. Oh. Ed è uscita anche la regina di bastoni, fuoco, ariete, leone, sagittario. Abbiamo aria, ripeto. Due regine, due belle, bellissime energie, la regina di spade come il re e quella che ha tagliato con le corde del passato a tutto ciò che la faceva sentire sminuita, triste. Se qualcuno fa un'offerta inconsistente alla regina, lei tira fuori la sua bellissima katana e come in Kill Bill fa frup, tagliare testa. E la regina di bastoni, guardate come splende, usa il suo fuoco per materializzare i propri sogni, per splendere, brillare e far splendere tutto ciò che è intorno. Bellissime energie, qua abbiamo aria e fuoco. Allora, di chi ci parla questo fante di oro? Incredibile, di nuovo, questo è un altro fante, fante di coppe, due volte, è uscito anche prima, vedete, un grandissimo sognatore, sognatrice, scorpione, di nuovo alcuni di voi invece hanno a che fare con segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, un'offerta, un invito, un ammiratore, ammiratrice segreta, qualcuno che vi pensa, qualcuno a cui che vi ha già messo gli occhi addosso da un bel po' e che viene a farvi un'offerta. Sì, questi sono messaggi in arrivo, inviti, qualcuno che sogna qualcosa di bello con voi. Sì. E di cosa ci parla la stella? Per lo scorpione? Incredibile. Si è uscito il fante, qua abbiamo il cavaliere. Di nuovo, segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Messaggi in arrivo, qualcuno non ce la fa più ad aspettare, eh? Vuole proprio arrivare con la furia di questo cavallo bianco e portarvi dei fiori, farvi anche chissà un regalo, vi vede come questa meravigliosa stella. Sì, anche la stella ci parla un po' di energia di acquario, ma anche della vergine e segni d'acqua. Sì, qualcuno è proprio impaziente, vuole venire a farvi un'offerta, a invitarvi o a dichiararsi. A tirare fuori il rospo, sì, sempre per alcuni di voi. Perché invece questa energia dell'otto di coppe? Da cosa si è protetto lo scorpione? Dal diavolo, dalla tentazione. Certo, è un bellissimo diavolo, per carità, però dalla tentazione, da relazione di codipendenza, da relazioni tossiche, da chi vuole manipolare. Da chi si mostra con lo sguardo angelico, ma in realtà è un egoista e va solo verso i propri fini. Quindi è per quello che la richiesta maggiore chiarezza prima di scegliere un partner per non soffrirne dopo le conseguenze. Allora, vediamo un po' le risposte. Vediamo un po' per i single, le single dello scorpione, i singles in generale. Che messaggi per chi ha il cuore libero? Single, scorpione, luglio, agosto.
Estate. Primo messaggio. Wow, Twin Flames, anime gemelle, yin e yang, zen, balance, equilibrio, unione, dualità, diventare coppia, complemento, complementare each other, quindi siete il complemento uno dell'altro. Il Tao, ma che bello! Anima gemella, l'ho detto io, Scorpione, me lo sentivo perché già queste energie, il re di spade e la regina di spade, lo sono, potrebbe proprio essere appunto Acquario, Bilancia, Gemelli. Sì. Ah, quale altro messaggio per i single? Luglio, agosto, Scorpione. Girl talk vuol dire discorsi, ma anche dice tempo con gli amici, andare avanti, felicemente single, vivere il momento, divertimento. Alcuni di voi si dedicheranno, insomma, a vedere gli amici, a uscire di più, a flirtare, a felicemente single. Qualcuno, uno scorpione non è in cerca invece di questa coppia. Probabilmente è chi ancora deve guarire da queste ferite del passato. Trova una nuova armonia con se stesso. Questo è il messaggio per i single. Ed è uscita anche un'altra carta, The Runner. Ti dice scappare da una relazione di codipendenza, appunto, ecco. Paura dell'intimità, ascoltare l'ego. Quando si ascolta l'ego, che vuol dire ascoltare le nostre paure, non si ascolta il cuore, non si ascolta il sentimento. Qualcuno scappa via, Scorpione, o siete voi a scappare via? O vi piace qualcuno che corre e che scappa via? Incredibile. Scorpione, lo dicevo anche all'inizio, The Runner, chi scappa? Sì. Messaggi per chi aspetta un ritorno di ex. Abbiamo tre messaggi. Qui dice proprio curare le ferite del cuore, curare da rottura, curare la separazione, liberazione da relazioni tossiche o addiction, da chi era proprio dipendente dall'altra persona come una droga. Poi abbiamo Coffee Cup, la tazza del caffè, ti dice incontri, conversazioni, assaporare il momento, sentirsi tirato su di morale, amicizia e lightning. Questo è come un colpo di fulmine, vuol dire cambiamenti improvvisi, notizie scioccanti. Wow! Beh, con tutti questi fanti messaggeri qua, messaggi e offerte sono all'ordine del giorno. Sorpresa, fine, trasformazione. Alcuni di voi potrebbero avere notizie dagli ex e magari scoprire una verità che prima era stata nascosta. Lighting comunque parla di illuminazione, che si farà luce su questioni che prima erano all'oscuro. Quindi per i single abbiamo detto di divertirsi, di uscire, di stare felicemente single, di chi scappa da relazioni tossiche, di codipendenza e di chi invece troverà questa anima gemella, questa unione con veramente un perfetto complemento. Ricordate, siete mele, arance, piene che scelgono di rotolare per la vita con un'altra arancia, con un'altra mela perfettamente compatibile. Non è un pezzo mancante, siamo già completi così come siamo. L'amore quando arriva, arriva, ma l'amore per se stessi, l'amore puro e incondizionato è la cosa più importante. Se non avete nessuno da amare, amate voi stessi, amate i vostri animali, amate le piante, amate la vostra casa, amate ciò che fate. C'è sempre l'amore ovunque, Scorpione. Tu lo sai, coppie e sposati, relazioni. Che messaggi, Scorpione, coppie, sposati, relazioni. Allora, qua abbiamo pugnalato alle spalle. Oh mamma mia, qualcuno di voi, qua c'è una separazione, dolore, delusione, un attacco scioccante. Qualcuno di voi è stato pugnalato alle spalle. Sono tre carte, un'ascia. Lo stesso, rottura, separazione, stop the pattern. Questo è importante, proprio tagliare di netto con un comportamento, con qualcosa che stavate ripetendo da tempo, e questo era il karma. Trattamento del silenzio, abbandono. Quindi probabilmente stop the pattern è il messaggio più importante, darci un taglio con le relazioni tossiche e di dipendenza affettiva che ci parlano
di paure di abbandono, di dare magari anche troppo, per paura di essere abbandonati dal partner, che non è un amore sano, perché se diamo in modo equilibrato è perché abbiamo piena fiducia che l'altro ci darà, che l'altro ci riempie, Scorpione. Se diamo troppo con la paura, non è come dare, l'amore non conosce paura, l'amore è avere fiducia, l'amore è poter contare su quella persona, sapere che siamo in buone mani, che possiamo permetterci di fargli vedere di essere forti e apprezzati e di essere vulnerabili, perché quella persona avrà la delicatezza di trattare con i nostri, con le nostre parti ferite. Quindi, se qualcuno di voi è stato pugnalato alle spalle, Asha, regalategli un bellissimo trattamento di silenzio, basta. E questa cassetta parla di andare in loop, un messaggio che vi ripetete all'infinito, di essere prigionieri dei pensieri. Questo dice condizionare replaying event, è come se stesse andando sempre indietro a rivivere la situazione troppo nella vostra testa. Quindi buttate questa cassetta e, Scorpione, brillare, leggerezza, basta. Queste per le, non erano molto positive, per le coppie. Vediamo un po', ci sono altri messaggi per coppie, sposati, relazioni per lo Scorpione. Seduzione, attrazione, flirt, appuntamenti, uscire, tentazione, third party, interferenza di un terzo incomodo. Quindi per alcuni di voi questa pugnalata alle spalle parlava del terzo incomodo. Sì. Questi sono i messaggi, Scorpione. Ecco perché i vostri archetipi di Minerva, saggezza e Saturno, tagliare tutte le corde del karma del passato, di chi vi ha ferito. Vediamo, se ci parla di un segno in concreto per il divino femminile, Scorpione. Abbiamo il 4 di coppe e il 9 di coppe. Molto bella, Scorpione. Guardate come qualcuno, di nuovo le coppe. È come se fossero nella laguna di Venezia, quindi ci parla proprio di romanticismo. Vedete, qua non c'è nessun. Io vedo molta galanteria. È come se, vedete, questa donna con un gattino se ne stava tranquillamente seduta e questo gentleman va a fargli un'offerta. E poi abbiamo il 9 di coppe, che da questo semplice incontro si trasforma in qualcosa di più profondo. Vedete come lui l'abbraccia e abbiamo le colombe che parlano di pace, di stare bene, di tenerezza, di complicità, di unione. Scrivetemi nei commenti, come vi parlano queste carte. Vediamo per il divino maschile di che energie. 2 di spade, 5 di oro. 2 di spade, è come che qualcuno di voi deve fare una scelta. Una scelta, e questo cuore ha le ali. È come leviamo la benda e facciamolo volare. È il 5 di oro. Qua, questa sa proprio invece di fare baldoria, di un pub, di uscire con gli amici, di divertirsi, di seduzione. Questa è una scelta importante che dovrete fare. Scorpione, ora vediamo cosa vi dicono gli oracoli degli angeli. Preparatevi, estraggo 3 carte, fate una domanda semplice, sì o no? Questa è la prima risposta. Prima carta. Abbiamo già la risposta ed è sei pronto. Scorpione, concentrati. Seconda domanda per te. E la risposta è dipende da te. Non è sì o no, guardate come ti sta indicando. È tu alla scelta, non è nelle mani di nessun altro, dipende da te. Terza domanda, Scorpione, concentrati, amore, ciò che ti sta a cuore. Wow, tempismo perfetto. Ma che bella, abbiamo una clessidra.
che ciò che hai chiesto arriverà nel tempo divino. Sì, tempismo perfetto. Tutto arriva, Scorpione, abbi fiducia. Arriva nel momento in cui deve arrivare. Vediamo per te, carissimi Scorpioni, che messaggio dagli oracoli della saggezza. Che bello, due, Gin. Energia femminile, energia rosa. Scorpione, l'energia rosa del Jing, che è il divino femminile, parla di essere ricettivi, di lasciare che sia qualcun altro a fare la prima mossa, di raccogliere informazione, e di adottare una strategia, l'arte di permettere coscientemente. Dice che in questo momento devi essere ricettivo, non andare verso l'azione, azione aggressiva, non essere predatore, Scorpione, questo mese, ma permettere che qualcosa venga a te. Per questo ti chiede di essere ricettivo. Bisogna permettere questo flow della vita, ce lo ribadiva due volte, l'angelo della temperanza e la stella. Lasciare che le cose vengano a te. Io lo so che è difficilissimo perché lo Scorpione ha sia Marte che la guerra, che è Plutone della trasformazione e volete avere tutto sotto controllo. Vogliamo avere tutto sotto controllo, ma qua ti dice di collegarti questo mese all'essere ricettivo, di non provocare tu le situazioni, ma permettiti di riceverle, di stare in allerta, di acutizzare la tua intuizione, di essere ricettivo con le antennine. E di sentire, contemplare in contemplazione cosa stanno facendo gli altri, cosa sta per arrivare, Scorpione, cosa si annusa nell'aria. Si dice di essere la forma, non colui che dà la forma. E vedrai come questo amore che sogni si manifesta. Riferito alle relazioni, ti dicono lascia che siano gli altri a fare la prima mossa, a compiere i passi. La tua forza giace nei piccoli gesti, in questa gentilezza, nell'arrenderti in questo momento. Sì, avrai il potere come di non fare nessuno sforzo, di avere questa grande fiducia di sapere che le cose arriveranno a te. Permetti agli altri di dirti chi sono, di dirti cosa vogliono. E sarai piacevolmente sorpreso. Questa è l'energia per l'estate, Scorpione, eh? Scorpione, il messaggio di prosperità dice che l'azione più effettiva, più efficace in questo momento è permettere agli altri di mostrarti la via. Osserva il loro comportamento e segui il flow, cioè fluisci con la vita. Il tuo desiderio di fare sempre push, di spingere per ottenere ciò che vuoi in questo momento è controproducente. Lascia che siano gli altri a venire a te, a fare offerte, perché verrai veramente stupito. E ti dice, ti chiede, hai dei problemi con l'energia del ricevere? Vuoi sempre stare in quello che dà perché così controlli tutto? Sappi che in questo modo stai fermando, stoppando il flow, il fluire dell'abbondanza nella tua vita, perché insisti nell'essere sempre quello che dà. Non si può sempre comandare o dirigere, non si può sempre dare o insegnare, essere tu chi insegna agli altri. Bisogna anche essere gli studenti, bisogna anche essere il bambino spugna che riceve dagli altri. Chi riceve il regalo, chi riceve un gesto, chi riceve un'offerta in equa misura. Apriti e lascia che l'amore nella tua vita l'abbondanza possa riempirti senza chiedere, senza aspettative. Ricevi e basta questa abbondanza che è tua. Wow, Scorpione! Ti dice di non fare niente, di apri le mani e ricevi. Vedete le posizioni chiuse. Apri le mani, fluisci con la vita. La stella è qui. Mamma mia, quanti messaggi, sono stati abbastanza chiari in questa lettura. Carissimi e carissime dello Scorpione, anche oggi qui da Mandala Tarot la Stella è tutto. Spero che abbiate risuonato con i messaggi. Scrivetemelo nei commenti perché sono molto curiosa di sapere come risuonano con le vostre vite. E se vi è piaciuto regalatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo di nuovo poi con gli oracoli
la lettura dei tarocchi del mese di agosto, quindi ci vediamo prestissimo, come sapete. Scorpioni cari e carissimi, io vi mando un bacione e buona estate. Ciao!